Pronto? Sì? Pronto? Ah, scusa, non sento niente. Adesso? Adesso sì, perché sono lontana dalla radio. Ciao. Dimmi, ciao. Senti, volevo chiederti una cosa. Ho sentito una tua cassetta relativa a un discorso di Castaneda tempo fa, no? Sì. Sugli esseri umani dentro le stive, perché forse non ho capito, magari poi mi rispondi per telefono, perché no, poi vado di là e sento cosa dice la radio, no? Sì. E perché personaggi arrivati al quarto livello di stregoneria decidono che a un certo punto fa piacere cibarsi dell'energia vitale stagnata, no? E a questo punto mi sfugge una cosa, l'autodistruzione è un qualcosa di oggettivo da tenere sotto controllo, oppure ad un certo punto qualcosa si è infranto all'interno dell'entità? Punto. Poi c'è un'altra cosa che. Già dovrei darti il libro dell'Anticristo per leggerti un po' tutto insieme. Comunque va bene, vai. Poi c'è un secondo punto che non mi è chiaro. Mi sembra di aver capito, oppure forse non ho capito, il discorso che l'uomo ha dovuto usare lo strumento della parola che prima non aveva, perché aveva la percezione paralizzata, bloccata dal peso della ragione, no? Allora, com'era prima il genere umano, oltre ad essere privato di. Esattamente come erano gli animali adesso. Scusa, metto giù e Sì, ti rispondo. grazie, sai, Ciao, ciao. ciao. Aia, qui devo bloccare le telefonate per dare un attimino una risposta completa. Allora, io il discorso su Castaneda e il libro dell'Anticristo, cioè ho praticamente, cioè, Castaneda ha scritto l'ultimo libro, se non vado errato, dice La voce dell'infinito, una roba del genere. Adesso non ho qui sotto mano i materiali, faccio un po' di fatica a ricordare, però il senso delle cose le ricordo perfettamente. Per cui l'ultimo libro di Castaneda che ha scritto prima di morire, in molti passi, cioè nei passi fondamentali di quel libro, combaciano col libro dell'Anticristo. In pratica è come se Castaneda avesse chiuso la sua via alla stregoneria, la sua via alla conoscenza, con le cose su cui io ho aperto col libro dell'Anticristo nel 1985. E allora cosa ho fatto? Siccome Castaneda per me è stato importantissimo, cioè mi ha permesso di fare alcuni salti nella percezione, mi ha permesso di disciplinare essenzialmente il sognare, che è uno degli elementi che uso per alterare la percezione, e ho preso i passi del libro dell'Anticristo e li ho avvicinati alla voce dell'infinito di Castaneda. Credo sia la voce dell'infinito, l'ultimo comunque, il suo testamento, o la voce dell'intento, non adesso non mi ricordo esattamente. Ho preso i passi e li ho avvicinati, perché questo? Perché dice praticamente, Castaneda scopre che esistono esseri di energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata, cioè si cibano della consapevolezza bloccata degli esseri umani. Cioè si cibano praticamente dell'energia vitale stagnata, bloccata dagli esseri umani. Questi esseri di energia che non volano, che ci stanno attorno, che ci avvolgono, come tanti altri, non sono solo questi, ce ne sono anche degli altri, Castaneda li ha scoperti, probabilmente li aveva già scoperti, e li descrive nell'ultimo libro che lui ha fatto. A un certo punto dice: come si fa a tenere distanti questi esseri? L'unico modo per tenere distanti questi esseri è sviluppare il sapere, la conoscenza, la determinazione, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, cioè vivere per sfida. Questo che dice Castaneda è la base, l'essenza di quello che è il libro d'Anticristo scritto nel 1985. Cioè io praticamente subito da quando ho cominciato la mia via alla stregoneria, la prima cosa che ho individuato sono stati proprio questi esseri. E questi esseri sono degli esseri di energia che nascono nella natura come altri esseri di energia. Siccome sono più di qualcuno, è facile pensarli tutti uguali. Invece non vanno pensati tutti uguali. Gli spiriti, fra virgolette, usiamo questo termine spiriti, sono diversi l'uno dall'altro, che non hanno niente a che vedere con i morti. Nascono nella natura, nascono con le tempeste, nascono con i maremoti, terra. Quando c'è compressione di energia vitale, nascono. Alcuni di questi, giunti a un certo stadio del loro sviluppo, hanno pensato, hanno assaggiato, hanno mangiato l'energia vitale stagnata, cioè l'energia vitale bloccata. Nelle visioni, nella percezione, ha un colore bluastro, bluastro nero lucente, non so come definirlo. Bene, questi esseri si cibano di energia vitale stagnata. L'unico animale in natura
che è in grado di bloccare la propria energia per produrre energia vitale stagnata è l'essere umano. Cioè l'essere umano è l'unica persona, cioè l'unico animale che è in grado di bloccare lo sviluppo della propria energia vitale. L'unico, non esiste un altro. E la blocca mettendosi in ginocchio, sottomettendosi, con tutti gli insegnamenti del cattolicesimo, delle religioni rivelate. Chiaramente non è che questi qua siano arrivati immediatamente a bloccare l'essere umano. C'è stato tutto un processo attraverso il quale sono riusciti a portare a termine la loro operazione. Cioè, praticamente, nell'essere umano si è sviluppata una barriera, la chiamiamo barriera del GH nel libro dell'Anticristo, comunque è una barriera all'interno del corpo striato, credo che sia stata anche individuata a livello biologico, in pratica, non è altro che una barriera che serve a distinguere la parte esterna del cervello dalla parte interna, dove gli impulsi della parte interna del cervello, se non sono in linea, in sintonia con la descrizione del mondo, cioè con la ragione, vengono rimandati indietro da questa barriera. Credo che scientificamente sia questo, ho studiato i lavori di MacLean ancora 20 anni fa, per cui credo che siano questi gli elementi. In pratica erano studi in cui parlavano del cervello rettile, del cervello mammifero e della corteccia cerebrale, cioè il cervello che si sviluppa per stratificazioni. Ebbene, questa barriera ha separato l'essere umano, è come se avesse separato l'evoluzione di milioni di anni dell'essere umano dallo stadio attuale, cioè dall'uso della corteccia cerebrale. Questa separazione si è rafforzata proprio attraverso l'intervento di questi esseri, i quali hanno separato l'essere umano dalla descrizione, cioè del mondo della ragione come noi lo conosciamo, dal mondo della percezione. Hanno rafforzato questa barriera e rafforzando questa barriera hanno messo l'essere umano in ginocchio, cioè hanno potuto agire per impedire all'essere umano di essere parte della natura. Questi esseri, proprio avendo separato questo, l'essere umano per adattamento ha rafforzato la ragione, ha rafforzato la descrizione, ha usato la parola, ha fatto tutta una serie di modificazioni. Questi, a loro volta, aspettavano l'essere umano nella percezione per poterlo terrorizzare, come incubi, come succubi, per poterlo sottomettere. Alcuni si sono fatti passare per profeti del Dio, altri, e in vari altri modi. La rottura di questa barriera può avvenire in vari modi, può avvenire se per droghe, per incidenti stradali, oppure per autodisciplina. Solo che sti esseri lo aspettano di là, cioè lo aspettano nella percezione, proprio per spacciarsi per cose diverse da ciò che sono. Siccome l'essere umano ciò che percepisce tende a descriverlo, ecco che allora vede la Madonna, vede il Dio che gli appare, o vede, non so, anche il Dio greco, insomma, cioè, c'è stato tutto un processo di sottomissione dell'essere umano. Il capolavoro della sottomissione è stato fatto dal cristianesimo. Cioè il cristianesimo è riuscito a compenetrare in maniera talmente violenta, talmente assoluta l'essere umano, da ridurlo in ginocchio. Per cui l'unico modo che ha l'essere umano per tirarsi fuori dalla posizione in ginocchio, la razionalità non gli serve assolutamente a niente. La razionalità serve quasi per ratificare il lavoro fatto dal cristianesimo e dal cattolicesimo in particolare. L'unica cosa che gli serve è prendere in mano la responsabilità della sua vita, sviluppare il suo sapere, la sua consapevolezza, affrontare la vita e ritornare all'interno della natura. E l'autodisciplina è lo strumento per cui l'essere umano può vivere in funzione di se stesso, prendendosi in mano la responsabilità della propria vita. Quando l'essere umano dice davanti al mondo io esisto, io sono, bene, solo quella decisione, quando è interiorizzata, li allontana, cioè allontana questi esseri di energia. Cioè solo per riuscire a fare questa decisione, l'essere umano non fa altro. Scusate ancora qualche minuto. L'essere umano non fa altro che accelerare la propria energia vitale, riaccelerarla. Questa energia vitale ha un sapore che a loro non piace e li allontana. Una volta che li ha allontanati, l'essere umano può sviluppare il proprio sentiero di conoscenza e di consapevolezza, prendendosi nella propria mano la responsabilità della propria vita, costruendo il Dio che cresce dentro, il proprio corpo luminoso, può farsi Dio. E questo è l'avvicinamento che ho fatto fra l'ultimo libro di Castaneda, che è la fine del suo percorso, il suo giungere, e il libro dell'Anticristo, che è
invece l'inizio del mio percorso, cioè quello che io ho scritto come inizio del mio percorso. In realtà è cominciato prima, però da quando io ho cominciato a scrivere, da quando io ho cominciato a mettere ordine nelle mie percezioni, nel mio sentire, e ho cominciato a scrivere Il Cammino di Libertà, sono partito da questo. Dove dunque Castaneda finisce il suo percorso, io l'ho incominciato. E questo è l'omaggio che io faccio a Castaneda, perché senza Castaneda io non sarei mai riuscito a costruire la disciplina del sognare, e costruendo la disciplina del sognare, tutto quello che io avevo fatto precedentemente, tutta la mia esperienza di 15 anni precedente a diventare apprendista stregone, è diventata importante proprio in quel momento. Cioè in quel momento è come se fosse stato un accumulo di tensioni che la pratica del sognare, come me l'ha insegnata Castaneda, e le varie cosette che qua e là in Castaneda, mi hanno portato a quello che avevo accumulato, si è sbroccato, è venuto fuori e ha costruito il percorso di stregoneria, il percorso di apprendista stregone, e spero di concludere qualche minuto prima di morire. Questo è il senso delle cose. Noi siamo circondati da questi esseri, siamo circondati anche da altri esseri di energia, siamo circondati da tensioni divine, siamo circondati anche dall'essere natura come essere divino, e l'essere animale ha una relazione immediata con le tensioni divine, con il suo essere divino, eccetera. Noi invece l'abbiamo mediata attraverso la ragione. Dobbiamo riuscire a superare questa mediazione, dobbiamo mettere ordine nella nostra ragione, dobbiamo sviluppare la nostra ragione per riuscire a mettere ordine, e dobbiamo riprendere un po' della nostra percezione del mondo, dobbiamo ritornare nella natura. Questa autodisciplina, questo processo di autodisciplina ci accelera l'energia vitale e nello stesso tempo rompe la barriera del GH in qualche parte e ci permette di percepire le cose per ciò che sono anziché per ciò che appaiono. È sempre un'illusione, perché in realtà non è mai per ciò che sono, però è un processo di trasformazione che viene messo in atto. Lo sforzo che noi facciamo per mettere in atto quel processo di trasformazione non fa altro che alimentare il Dio che cresce dentro di noi. Ogni volta che noi affrontiamo una sfida della vita, alimentiamo il Dio che cresce dentro di noi. Ogni volta che noi rinunciamo a una sfida della vita, noi perdiamo qualcosa, dentro di noi qualcosa muore. La morte non è mai definitiva finché c'è la possibilità di riprendere la sfida, c'è sempre qualcosa che si può fare, però ogni volta che noi perdiamo un'occasione per sviluppare noi stessi, abbiamo perso qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale. Questo è il discorso che ho fatto per quanto riguarda Castaneda. E l'uso della parola dell'essere umano, la parola che poi è legata alla ragione, è legata alla descrizione, è legata ai numeri, per cui non parlate mai, mai di magia del numero, della magia della cabala, sono tutte cazzate. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Ciao, sono Ivan. Ciao Ivan. Ciao, bello, ciao. Ascolta, il cammino verso la consapevolezza è una cosa talmente difficile da fare, è un cammino duro, è un cammino in cui sappiamo che, o perlomeno lo sa chi l'ha iniziato, gli cambia la vita, ma direi in peggio, cioè nel senso che dà un'enorme soddisfazione, perché è come, non vorrei definirlo in modo grave, ma come una droga, nel senso che una volta iniziato il primo passo non torni più indietro. E la vita ti cambia, cioè ti cambia, perché dico sempre io a me stesso, guardandomi allo specchio, beati gli ignoranti, nel senso che perlomeno non sono a conoscenza di certe sensazioni, di certe cose, per cui vivono tranquillamente o meno tranquillamente la loro vita, ma sicuramente non si pongono determinate domande che poi gli odoro dentro, no? Però a me è successa una cosa stranissima. Quando ho iniziato sta roba, circa 2 anni fa, immediatamente cosa è successo? È successo, per esempio, io da stupido ignorante, nel senso che comunque sia la bestemmia, da quale parte tu la vedi, sempre un'offesa per qualcuno, per cui era una cosa che lo facevo senza cattiveria, però mi veniva così. Io mi sono scoperto a non bestemmiare più. E
questo mi ha fatto pensare. Ora, cosa succede secondo te? Cioè, perché le persone, non sono io solo, nel cammino verso la consapevolezza, è vero che scopri il Dio che è dentro di te? Su questo è in dubbio. Però è anche vero, per esempio, che il Dio, non certamente quello con la barba lunga e il bastone in mano, ma quello fatto di luce, per esempio, è una cosa di cui incomincio a sentire la presenza, dove vado, dove mi giro, eccetera. Ora, è chiaro che non è lo stesso Dio dei cattolici o di altre religioni, però è una cosa che prima non sentivo. E quindi questo mi fa meditare, per esempio, sulle parole che tu sovente dici, perché sei convinto, giustamente, ed è rispettabile questo. Se probabilmente se io ti avessi sentito 2 anni fa, prima di iniziare questo discorso, avrei applaudito con maggiore forza verso le tue parole. Oggi mi ritrovo non a poterti contrastare, perché io non ho la tua cultura su queste cose qua, però per esperienza personale mi trovo a tante volte, se fossimo io e te, come qualche sera ci siamo trovati, a sovrapporci con i discorsi. E non perché io voglia contrastarti, ma solamente perché l'esperienza personale mia è diversa da quella tua. Comunque ti auguro di andare avanti e desideravo un'opinione tua in questo cammino della consapevolezza in cui uno può trovare Dio, insomma, ecco tutto qua. Sì, d'accordo, ciao. Allora, il problema è sempre questo. Quando si comincia un cammino di conoscenza e di consapevolezza, cioè un cammino di stregoneria, arriva, accumuli per tutta una vita e non succede niente, un giorno ti svegli e cambi completamente, se cambi la marcia su cui camminare. E il problema è questo, no? È che non siamo mai completamente diversi da ciò che eravamo prima. Se quando tu dici io prima bestemmiavo, poi mi sono accorto di non bestemmiare più, in realtà non è questo l'essenza della cosa, è che per te il fatto di dire delle parole in un certo modo costituiva bestemmia, ma non è che oggettivamente siano state bestemmie, era il tuo modo di essere che ci mettevi dentro, e il tuo modo di essere aveva sempre al suo centro un Dio. Cioè, se io dico Dio boia, io non ritengo di bestemmiare, cioè per me lo posso dire tranquillamente anche come intercalare, ma non lo ritengo un bestemmiare, anche perché non esiste, per cui no, bestemmiare è una cosa che non esiste, non è importante. Cioè esiste la truffa sul Dio, ma il Dio in sé non esiste, per cui le persone truffate non hanno il diritto di richiedere un rispetto di essere state truffate. Qual è il continuativo di questo? Il continuativo di questo è che, ritenendo tu il fatto di usare quell'intercalare una bestemmia contro un qualcosa che comunque era offensivo, al di là che esista o che non esista, nel momento stesso in cui cominci un percorso di stregoneria, tu incontri cosa? Incontri il divino che ti sta attorno, cioè incontri le tensioni divine, incontri l'essenza divina del mondo. L'essenza divina del mondo, che non è che incontri tutte le essenze divine del mondo, scusate 2 secondi prima di rispondere al telefono, non è che incontri tutte le essenze divine del mondo, ma incontri prima di tutto la tua proiezione di divino soggettiva. Cioè, siccome tu, per te, bestemmiare era una, cioè dire quelle parole era una bestemmia, chiaramente l'oggetto, la descrizione su cui tu usavi la bestemmia è la prima entità che incontri, la prima entità che incontri facendo un percorso di stregoneria. Dopodiché sarà dopo in futuro che comincerai a dividere le cose, a vedere più cose, più coscienze e più consapevolezze nell'insieme. Però la prima cosa che tu incontri in qualunque percorso di stregoneria sia è la proiezione oggettivata della propria soggettività. Per cui tutto ciò che tu percepisci da fuori tu lo trasformi in tuo conosciuto o in tuo o ciò che tu pensavi già prima che fosse. Cioè la pastorella non avrebbe mai potuto vedere Giove
perché lei non sapeva neanche che Giove esistesse. Lei ha potuto vedere la Madonna che dice le cose perché l'hanno tartassata fin da bambina a vedere la Madonna. Se lei avesse saputo fin da bambina che esistono degli esseri di energia che in stadi, per esempio, di crescita, il passaggio dal fanciullo all'essere umano adulto, no? Oppure in passaggi per fame, in questioni di alcol, cioè, avrebbe potuto magari afferrare delle forme luminose, lei non avrebbe visto la Madonna, avrebbe visto soltanto una fonte luminosa, avrebbe visto una ninfa, avrebbe visto cose appartenenti alla sua cultura. Pertanto, in ogni percorso di stregoneria c'è sempre la proiezione della propria soggettività, del proprio pensiero. Questo non è negativo, questo è parte del cammino che noi abbiamo. Se io all'inizio del mio cammino, quando io ho cominciato a camminare, mi fosse venuto qualcuno a dirmi sono l'inviato di Dio, come minimo gli avrei sputato in muso, perché non faceva parte della mia cultura. Sì, pronto? Ciao. Vorrei sapere se i 10 comandamenti è vero. Vuoi qualcosa di 10 comandamenti? Sì. Va bene, te lo dico. Grazie. Ciao. Grazie, sono Miranda comunque. Ciao. Allora, i 10 comandamenti sono un insieme di regole che hanno un solo scopo: mettere in ginocchio il più debole. Questo è l'unico scopo che hanno i comandamenti. Tu troverai sempre che tu non devi ammazzare, però Dio può ammazzare. Cioè, è il padrone che fa le regole per chi si sottomette. Per cui tu devi onorare il padre e la madre. Cioè, il padre e la madre fanno la regola affinché il figlio la rispetta. Il padrone fa la regola per il servo perché non desideri la roba da altri o la donna di altri. Dio fa la regola perché tu non lo attacchi, perché tu ti sottometta. Questi sono i 10 comandamenti, sono delle grandissime porcherie. Grandissime porcherie che hanno un fine, quello di mettere in ginocchio la persona più debole. Diversa è invece quella legge che serve perché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Cioè è Dio che non deve ammazzare, è Dio che non deve mettere in ginocchio il più debole, non l'essere umano. L'essere umano ha il diritto di difendersi da Dio, scherziamo. Vabbè, andiamo avanti. Visto che siamo... Sì? Il livello mentale dei cattolici sta salendo come un'impennata, benissimo. Per cui i 10 comandamenti sono una vera e propria porcheria che viene usata per assoggettare il più debole. Questo è l'essenza di... Sì? Pronto? Sì? Senta, secondo la sua opinione, così, una curiosità, mi è capitato che è morta una bambina in termine nata morta. E sì, mancava poco tempo, questa bambina è nata morta. E quando l'hanno seppellita, siccome che non è stata battezzata perché era morta, non l'hanno portata in chiesa, nemmeno in chiesa, né suonato le campane, per una famiglia credente. Sì. Cosa succede? Io sono stata un po' perplessa, perché ci sono famiglie credenti, io faccio il rispetto a tutti. Sì. Per una famiglia credente, questa bambina molto di chiesa, che muore, nasce morta, e non l'hanno portato né in chiesa né suonato il campane di allegria, che era la più bella cosa, perché la più innocenza di qui, non so, più innocente di qui a bambina, non so. Ha fatto un certo senso, secondo lei, perché? Perché quando succede un incidente muore e non c'è l'estrema unzione, qui non li portano in chiesa e fanno un funerale normale. E io mi domando questa differenza, da un bambino innocente che nasce, certo, che è più facile che muoia con un peccato, dei peccati, uno che muore in incidente adulto, ma anche un bambino, sembra che qui sia, è quello perché non hai l'estrema unzione. Allora che differenza c'è? Mi spieghi una cosa, sì, si può. D'accordo, ciao. Allora, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Mario è arrivato e io gli cedo il posto. Il problema è la nostra amica che ci ha telefonato, è uno sfregio. Vieni pure Mario.
questa famiglia è stata sfregiata, è stata insultata, è stata stuprata, ed è come se il prete gli avesse detto: voi non siete neanche riusciti a mettere in ginocchio vostra figlia davanti a me, e allora pagate questo sfregio. È un insulto bello e buono, è un insulto che uno può ricevere soltanto perché è cristiano, cioè perché è all'interno di quella comunità, e la comunità ha il diritto di avere le sue regole, e le regole del cristianesimo sono queste: stuprare gli esseri umani. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Adesso lascio i microfoni a Mario e io ritorno qui in radio alle ore 19, fra le 19 e le 20, dove leggerò ciò che porta a diventare italiani nella religione romana. Vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e a risentirci alle ore 19. Grazie per l'ascolto e a questa sera.